ottava edizione, 7 gol, si è appena concluso con un grandissimo successo. Abbiamo qui uno dei premiati che se lo merita ampiamente per la sua romanità, Antonio Giuliani. Ciao, grazie. Allora, sì, beh, un bellissimo premio, soprattutto diciamo che ho ricevuto questo premio non per la... per l'essere romano o romanista, ma perché ho fondato 7 anni fa questa nazionale italiana cabarettisti, e quindi più che altro è un premio sulla solidarietà, che è ancora meglio, acquista ancora più valore. Ecco. Molto valore, perciò c'è anche la romanità, perché comunque sappiamo tutti quanti il cuore è giallorosso. Assolutamente sì, cuore giallorosso, famiglia giallorossa, generazione giallorossa. Io dico sempre al mio scomparso papà, ormai da un po' di tempo, grazie per avermi dato il gene dell'artista, ma soprattutto per avermi fatto diventare romano e romanista, capito? Quindi ecco, questa è una cosa bellissima, e poi essendo nati a Roma ancora di più si sente questa, come possiamo dire? Beh, questa romanità, questo cordone ombelicale, diciamo, noi romani siamo, che se ne dica, siamo molto legati alla nostra città, anche se poi magari per certi versi in alcuni momenti la odiamo, no? Perché è molto caotica, perché gli atteggiamenti di alcuni personaggi non sono quelli che magari ci fanno piacere, però io sono molto legato a questa città e ripeto, vorrei veramente ringraziare i miei genitori per avermi fatto nascere romano. Non cambierei Roma con niente, con nessuno, e soprattutto la Roma non la cambierei mai, perché la squadra del cuore non si cambia mai. No, no, condivido tutto quello che hai detto, e ricordiamo appunto la nazionale cabarettista da 7 anni che hai fondato per, diciamo, il sociale. Prossimi eventi in programmazione? Allora, noi lunedì alle 13 siamo allo Stato di Cassino per questa... Perciò lunedì, che giorno viene? Lunedì è il 12, lunedì 12. 12, lunedì 12 alle ore 13 allo Stato di Cassino per questa partita, diciamo, di solidarietà, per cercare di tirare su dei fondi e comprare questa ambulanza, perché manca questa ambulanza. Sicuramente non riusciremo a comprarla con questa partita, però è già un inizio. L'importante è che poi si inizia, capito? Certo, anche Roma, vorrei dire, è stata fatta come mattonella per... È stata fatta San Pietrino su San Pietrino. San Pietrino, Pietrino è preparato. Certo, San Pietrino su San Pietrino. Beh, la famosa, che so, ce ne sono tante poi vie fatte dai romani, ma una soprattutto la Salaria, la famosa via del sale, perché i romani costruirono questa strada per poter andare a prendere il sale e per mantenere la carne, perché altrimenti marciva, capito? E quindi in tutti questi anni la via del sale è rimasta così, perché tuttora l'uomini si ferma la sera e va la signora che fa sale, quindi in più di 2000 anni non è cambiato niente. Grande. La romanità è rimasta sempre questa qua e rimarrà sempre questa, l'ironia e la forza del romano è questa qua. Vedi, noi di Roma andiamo poi a fare delle partite anche... insomma, fuori, e siamo stati adesso a Livorno, in Calabria, a Cassino, cioè non è detto perché siamo romani dobbiamo solamente aiutare la nostra città, ma anche, insomma, gli altri, chi ne ha bisogno. Siamo altruisti, diciamo. La solidarietà non ha città, non ha regione, non ha fede calcistica né politica. La solidarietà è solidarietà per tutti. Ecco, questo è un messaggio bellissimo, perciò ricordiamo che lo sport deve essere sport e non violenza. Assolutamente non violenza. Poi in campo c'è la voglia di poter vincere, però in conto l'agonismo e in conto la violenza sono due cose diverse, perché adesso si confonde un po' l'agonismo con la violenza. L'agonismo è una cosa e la violenza è totalmente un'altra. L'agonismo, se non c'è agonismo, è inutile fare sport. La violenza non serve a niente, lo sport si può fare anche senza violenza. Ecco, questo è un bellissimo messaggio. E, abbiamo visto questa sera tantissimi campioni, e uno in particolare io sono sicuro che tu proprio hai straveduto. Il bomber. Vabbè, il bomber ha fatto esultare, mi ha fatto saltare, credo, ma non lo so, penso migliaia di volte, non solo allo stadio ma anche a casa. Poi prima non esistevano tutte queste reti televisive dove tu adesso hai la possibilità di vedere lo sport e la tua squadra del cuore. Prima c'era la radio, quindi arrivava molto dopo il gol per radio, quindi era un'esultanza senza vedere le immagini, quindi era proprio fatta di petto, di cuore, proprio da tifosi. Adesso è un po' diverso, però insomma è un'emozione sempre, quando segna la tua squadra del cuore è sempre un'emozione. Diamo una previsione per il derby? Sì, sarà il tempo sarà sereno,
ci saranno delle nuvole verso le 4:30, quindi la partita inizia alle 15, e qui sull'Italia centrale potete avere nuvole e pioggia all'esterno. Queste sono le previsioni del tempo per il derby. Se vogliamo dare le previsioni del derby, vedendo il tasso di qualità, il tasso tecnico, sicuramente la Roma dovrebbe portare a casa questi 3 punti, però il derby è sempre il derby e quindi porteremo a casa questi 3 punti. Ce li portiamo a casa. Va bene? Perfetto, grazie mille. Grazie a voi. Si sono svegliato con una fase REM, te, io mi sono svegliato con i Queen. Ti ringrazio. Grazie a voi. E complimenti per tutto quello che fai e per il contributo, grazie, che dai sempre. Grazie a voi, grazie a voi. Ciao. Un abbraccio.